Nelle ultime ore, grazie alle informazioni divulgate, stiamo apprendendo particolari coinvolgenti riguardo ad Alberto Rizzotto, il giovane autista coinvolto nell'incidente con il pullman. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, vogliamo chiedervi un piccolo favore, un gesto che per noi rappresenta un segno di immenso apprezzamento, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale. Grazie di cuore! Nonostante la sua giovane età, Rizzotto aveva accumulato ben 7 anni di esperienza nel settore e godeva di grande stima da parte di colleghi e superiori. La sua passione per il lavoro, la gentilezza e la disponibilità verso tutti erano altamente apprezzate. Prima di addentrarci in ulteriori retroscena dell'incidente, dalle immagini del luogo emerge che il pullman ha impattato contro una barriera di protezione simile a una ringhiera. È emerso che esiste un progetto di sicurezza in corso, con un investimento di 7 milioni di euro, per rendere sicuro il cavalcavia coinvolto. Questa iniziativa comprende la messa in sicurezza dei piloni, alcuni dei quali risultano danneggiati, riflettendo la consapevolezza delle autorità riguardo a precedenti tragedie. Nonostante gli sforzi in materia di sicurezza, Massimo Fiorese, rappresentante dell'azienda proprietaria del veicolo coinvolto, ha sottolineato che nemmeno multiple barriere avrebbero impedito lo sbandamento di un veicolo così pesante. Fiorese, intervistato dal TG1, ha mostrato difficoltà nel trattenere l'emozione, sottolineando la gravità dell'accaduto. È emerso che alcuni amici di Rizzotto avevano notato segnali insoliti prima dell'incidente. Un post sui social network dell'autista aveva destato preoccupazione tra loro. L'incidente, avvenuto a Mestre, ha già scosso profondamente tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza. Ulteriori dettagli su quanto accaduto emergeranno nelle prossime ore, mentre le indagini sono in corso. Vi ricordiamo di supportare il canale con un piccolo gesto che per noi rappresenta un segno di immenso apprezzamento. Un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale. Grazie di cuore.